Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Questo ammonimento di Gesù sembra in contraddizione con altri inviti del Maestro di Nazareth, che ci chiede di pregare con insistenza, senza stancarci mai. Si tratta di capire l'insegnamento di Gesù partendo proprio dal suo esempio. Egli si ritirava spesso di notte e in luoghi solitari a pregare il Padre suo. È una preghiera filiale, fatta di confidenza e fiducia, di abbandono alla volontà del Padre. Il pagano, chi non ha fede, pretende di venire esaudito a forza di preghiere. Dio deve obbedire a lui. Invece il cristiano pregando scopre di avere un Padre che sta in cielo. Pregando con insistenza e umiltà, impara ad ascoltare Dio, riconosce la voce di Dio che è leggera come il soffio del vento. Voi dunque pregate così: Padre nostro. Nostro di chi? È Padre di Gesù nel nome del quale noi preghiamo, ed è Padre di tutti gli uomini e donne. È con Gesù che noi preghiamo, e preghiamo insieme a tutti i credenti e non credenti. Preghiamo per noi personalmente ed intercediamo anche per coloro che non pregano insieme a Gesù. La prima parte della preghiera sono invocazioni rivolte a Dio, nelle quali chiediamo principalmente che venga il suo regno fra di noi, cioè che i nostri cuori e le nostre menti si aprano ad accoglierlo e che siamo disposti a fare la sua volontà avendola compresa. La volontà di Dio Padre è sempre il nostro bene. La seconda parte sono suppliche per noi uomini. Sono fiduciose preghiere di domanda: dona a noi il pane e tutto quello che è necessario per vivere. Ma abbiamo bisogno anche di essere perdonati dei nostri sbagli e di perdonarci a vicenda per vivere nell'amore che il suo Figlio Gesù ci ha insegnato. Così sia.